Beh, sono evidenti a tutti le difficoltà di un lavoro non accademico su Marx, perché si tratta di un oggetto esotico, forse dell'oggetto teorico più esotico che ci sia dato pensare, e per giunta di un autore che porta con sé, suo malgrado evidentemente, una certa atmosfera di tristezza e di lutto in chi se ne occupa. Tristezza e lutto perché per la generazione a cui gran parte di voi appartiene, il nome di Marx, la tradizione marxista, fa tutt'uno con le anime morte del movimento operaio storico, con quelli che di mestiere hanno fatto i venditori della forza lavoro, con le nenie dei comitati centrali, delle burocrazie, delle internazionali. Per chi non è più giovane, viceversa, Marx presenta un ulteriore inconveniente, quello di costituire una vecchia cosa di pessimo gusto, cioè come un angolo del focolare vicino al quale coltivare qualche propria imperdonabile malinconia o nostalgia. Arriverà sempre qualcuno anche in questi seminari che dice finalmente a casa, e quello è la cosa peggiore naturalmente che possa accadere, non a noi altri ma a Marx. Allora si tratterebbe di scrollarsi di dosso come atteggiamento mentale preliminare, preventivo, quest'aria di noia, di mestizia, di polvere o anche di esotismo, considerare un po' il tipo per quello che esso è stato, cioè un irregolare, uno che dopo aver sposato, peraltro Adorno lo ricordava, la più bella ragazza di tre fili, perché era un edonista che richiedeva al tempo che gli era concesso sulla terra il piacere e il benessere, ovviamente avendo un'idea di piacere e di benessere un po' meno immediata e improbabile di quante ne girino oggi nel movimento. Diffidate di tutti quelli che hanno il piacere sulla bocca, non sanno che cos'è, il piacere è una cosa complessa nell'animale umano. Quindi Marx era un epicureista ed era un ragazzo prima e poi un uomo anche stanco e addolorato di movimento, che non si è mai fermato, che è vissuto in modo disordinato e che è vissuto, come sapete, grazie a un amico che è Engels, che gli ha permesso di continuare a studiare e a scrivere. Ed è un tipo arrogante, uno che non lo trovate mai là dove vi aspettate che sia, che detesta i luoghi comuni, che è impietoso nella polemica, non lo troverete mai, diciamo, nelle file della sinistra europea. Se avete presente cos'è la sinistra europea, avete presente, fermatevi un momento, pensate alla sinistra europea, non solo di questi ultimi anni, beh, è troppo facile in questi ultimi anni, ma pensatela anche nel corso del Novecento. Il marxismo è l'opposto simmetrico della sinistra. Questo è difficile naturalmente da visualizzare, questo punto, perché storicamente le due cose si sono profondamente intrecciate. Proprio nel capitolo sulla forza lavoro si vede quanto, proprio in questo capitolo, proprio su questo tema, forza lavoro, una delle parole più note a tutti noi, anche e soprattutto a chi non ha letto una pagina di Marx, e però una delle parole più enigmatiche su cui vale più la pena di riflettere. Proprio in questo capitolo sulla forza lavoro voi trovate con assoluta precisione la figura di un pensiero che si irride per esempio della tematica dei diritti, che si fa beffe della tematica dei diritti, che considera avverso il tema dei diritti. Ma come? I diritti? La sinistra? Ecco, Marx, appena sottratto al suo esotismo o alla patina appunto di malinconia che può accompagnare il suo nome,
presenta anzitutto questo paradosso: se è marxista allora non di sinistra. Non va bene questo paradosso? Marx non è mica un reato penale non occuparsi di Marx, naturalmente. Però non bisognerebbe baloccarsi col pensiero di Marx facendo finta che si tratti di un esponente del post-strutturalismo francese o del pensiero habermasiano. Va tutto bene, va bene il disinteresse per Marx, basta non fare uno sforzo peraltro titanico, improbabile, per pensarlo come un pensatore democratico, un pensatore dei diritti. Sono molto curioso, ma non ci sarò, di sentire Michele che parlerà di Marx e del diritto, e sono altrettanto curioso di sentire Stefano Petrucciani, che in un certo giorno, credo primaverile, affronterà il tema Marx e la democrazia. Marx è antidemocratico, suona male questa frase, pensate a Brezhnev, lui pensava all'estinzione dello Stato, quindi all'estinzione di Brezhnev e di tutti i Brezhnev potenziali, però Marx è contro la democrazia, Marx non è, queste cose le dico perché stanno tutte concentrate attorno al concetto di forza lavoro, non per fare una specie di cosa iniziale tanto suggestiva quanto vacua, forse è vacua. Però almeno l'intenzione non era quella che fosse suggestiva, sono tutte cose che emergono dal capitolo sulla forza lavoro. Marx non è, attenzione, l'erede della rivoluzione francese, Marx è il critico impietoso di liberté, égalité, fraternité. Sì, io non ci riesco perché non sono più bravo nella parola pubblica, una volta lo ero di più, ma se solo questo genere di argomenti producesse un disagio e un'esitazione, beh, questo sarebbe un bene. Un disagio, non ci si trova in un luogo abituale trattando di Marx. Si diceva l'altro giorno e si diceva anche una volta a Cosenza, ci si trova talmente poco in un luogo abituale come quando si parla del continente Atlantide che è sprofondato tanto tempo fa e non si sa nemmeno più se è una leggenda metropolitana o se è davvero esistito un continente Atlantide. Così il marxismo. Marx non è stato confutato da Foucault, non è stato confutato da Deleuze, non è stato confutato da Chomsky, non è stato confutato da chi è che altro c'è? Da Habermas. Questo non si dice che Marx avesse ragione, questo è il problema. È probabile che Marx avesse torto su tante questioni che ci stanno a cuore, soltanto che il suo torto è una cosa preziosa, che non può essere affidato a dei pensieri mediocri che hanno affollato l'orizzonte nel tardo Novecento. Marx è stato confutato con le armi, con la polizia e con i licenziamenti attorno al 1980, non all'89, quando il movimento rivoluzionario dell'operaio della linea di montaggio, che odiava e disprezzava il lavoro salariato, che voleva negare se stesso in quanto forza lavoro, questo è il punto del comunismo. Abolire quella forma di barbarie moderna che è l'esistenza di una merce che porta il nome forza di lavoro. Questo, il resto insomma un po' accontato, però questo è il punto attorno a cui orientarsi. E quindi c'è stata una confutazione, ma con molte virgolette, di Marx dovuta alla sconfitta dei movimenti rivoluzionari in Occidente. Dire questo e dire che non è stato un buon argomento di Apel, Habermas o Foucault o chi per loro, non lo so, a mettere il dito sulle magagne teoriche di Marx non significa, ripeto, che Marx abbia ragione. Capite che condizione di profonda ambiguità ci troviamo? Dobbiamo al limite fare un lavoro per trovare un torto prezioso di Marx che è stato occultato dalla sconfitta dei movimenti rivoluzionari, non so se è chiaro il punto. Al limite dobbiamo tornare a Marx per capire davvero, peraltro dobbiamo tornare anche, ma quello è un altro discorso che non riguarda gran parte di voi, alla stagione della rivoluzione in Occidente, della rivoluzione contro il lavoro salariato, non contro la povertà, per capire quali sono stati realmente i nostri errori. Non possiamo sapere i nostri errori perché essi sono coperti dalla sconfitta. È uno dei danni della sconfitta politica che non ti fa capire più dove realmente è sbagliato. Ma qui scusate, no. Andiamo alla forza lavoro, va che è meglio. Però un po' di questo si tratta. Questo capitolo, guardate, io credo che la cosa vera
Naturalmente un ultimo punto di premessa, su Mars non è un punto di riferimento, è un terreno di battaglia. Questo sempre, è stato vero anche che siamo nel 2006, è vero anche esattamente 100 anni fa. Mars è quello che evangelicamente si chiama un segno di contraddizione, come punto di riferimento è quasi inesistente, quindi ovviamente negli anni della rivoluzione in Occidente, in Italia e in Occidente, che sono gli anni fra la morte di John Kennedy e la morte di John Lennon, cioè fra il 63 e il 1980, ovviamente Marx di nuovo, una volta di più, anzi in maniera particolarmente acuta, è stato un terreno di battaglia.